Franco Piccinin, 63 anni, è morto ieri pomeriggio per un malore improvviso mentre lavorava su un terreno di via Santa Maria Maddalena a Trieste. L'uomo, affetto da diabete e cardiopatia cronica, è morto per arresto cardiaco. È giallo, però, sulle tempistiche dei soccorsi. Infatti l'ambulanza è arrivata dopo 23 minuti dalla chiamata d'emergenza. Nel frattempo la compagna dell'uomo, disperata, stava tentando di rianimare il 63enne. La Procura di Trieste intende fare chiarezza su quanto accaduto per appurare eventuali responsabilità sulla morte dell'uomo. Come riportato da Il Piccolo, un'indagine per omicidio colposo, al momento carico di ignoti con l'ipotesi della colpa professionale sanitaria, è la linea giudiziaria che la Procura di Trieste intende intraprendere. Secondo quanto comunicato dalla Sores stessa, la compagna di Franco avrebbe chiamato la centrale operativa alle 14.15 comunicando il malore in corso. Sempre secondo la Sores, la donna non sarebbe riuscita a fornire indicazioni precise sul luogo in cui si trovava, ma ha dichiarato di trovarsi vicino a un capannone, allertando che si sarebbe fatta vedere in strada per rendersi visibile. Nel frattempo l'operatore della Sores ha allertato le ambulanze classificando l'emergenza come codice rosso. L'operatore ha voluto anche precisare che nell'orario di quella chiamata la centrale stava gestendo altri 12 interventi con altri 6 in attesa su Trieste. Successivamente l'operatore ha chiesto alla compagna del 63enne e a un passante che stava aiutando la donna ad intervenire con manovre guidate di rianimazione, ricevendo, precisa la Sores, un diniego. Nel frattempo un secondo operatore è riuscito a liberare un'auto medica e un'ambulanza giunte poi sul posto. L'automedica è partita alle 14.29 ed è arrivata alle 14.38, mentre l'ambulanza è partita alle 14.36 da Via Forti, arrivando in Via Santa Maria Maddalena alle 14.39. A quel punto era troppo tardi e Franco Piccinin è morto.